benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di armonizzazione della scala maggiore con le settime. Abbiamo visto quella soltanto a triadi, se non te lo ricordi vai a vedere il video. Comunque facciamo un breve riepilogo. Allora, prendiamo sempre Do maggiore come punto di riferimento perché è più semplice, però chiaramente poi dovrai cambiare tu le tonalità. Allora, Do maggiore, noi abbiamo Do maggiore, appunto, triade maggiore sul primo grado, minore sul secondo grado, minore sul terzo grado, maggiore sul quarto grado, maggiore sul quinto grado, minore sul sesto grado, diminuito sul settimo grado. Questa avviene su tutte le tonalità, quindi tutti i primi, quarti e quinti gradi sono maggiori, seconda, terza e sesta minore, e settimo grado diminuito. Adesso andiamo a fare un ulteriore step, cioè aggiungiamo un'altra, sovrapponiamo un'altra terza. Abbiamo fatto 1, 3, 5 perché abbiamo visto che l'accordo è fatto da tonica, terza e quinta, la triade. Andiamo ad aggiungere il 7, quindi le settime. Chiaramente in Do maggiore, andando a vedere le note che compongono la scala di Do maggiore. Quindi, primo grado, alla triade maggiore Do Mi Sol, il Sol è la quinta, la Si. Andiamo ad aggiungersi il Si naturale e vediamo che cos'è, come va ad arricchire la nostra triade maggiore. Do Mi Sol è triade maggiore, Si naturale è la settima maggiore. Perché è maggiore? Perché dista soltanto mezzo tono dalla sua ottava, quindi dalla tonica. Se fosse stato minore sarebbe stato a distanza di un tono anziché un semitono. Secondo grado, Re fa la, andiamo ad aggiungere il Do naturale. Quanto dista il Do dal Re? Quindi noi siamo in accordo di Re minore, il Do dista un tono e quindi una settima minore, Re minore settima. Terzo grado uguale Mi, Sol, Si, andiamo ad aggiungere un Re acuto, il Re dista un tono dal Do, dal Mi, scusami, e quindi rimane un Mi minore 7 e meno 7. Ricordo, quando si inserisce il numero 7 vuol dire sempre che la settima è minore, altrimenti viene specificato in altro modo. Il meno è rivolto alla triade, quindi e meno vuol dire triade minore, 7 vuol dire che la settima è minore. Fosse stata maggiore alla settima, come nel primo grado, andiamo a mettere triangolino 7 oppure medj 7. Quarto grado maggiore fa la Do, andiamo ad aggiungere il Mi naturale. Il Mi naturale dista mezzo tono dal suo Fa, quindi dalla sua tonica. Quindi l'accordo, anche in questo caso come nel primo, è major 7. Quinto grado, Sol, Si, Re, Fa naturale. Il Fa naturale rispetto al Sol dista un tono e quindi una settima minore. Questo è un accordo nuovo, cioè maggiore con la settima però minore. Si sigla come G7, quindi G sta per triade di Sol, 7 sta per settima minore. Sesto grado, La, La, Do, Mi, Sol. Anche questo è un minore settima. Settimo grado, Si, Re, Fa, che è una triade diminuita, andiamo ad aggiungere un La. Il La è una settima minore, quindi la triade diminuita si trasforma in semi diminuita. Fosse stata anche con la settima diminuita sarebbe stato La bemolle, Si, Re, Fa, La bemolle. Quella sarebbe stata una triade diminuita con anche la settima diminuita. In questo caso invece la settima è sol minore, quindi da triade diminuita si trasforma in semidiminuita e si scrive B meno 7 bemolle 5 oppure B con il cerchio sbarrato. Solo cerchio era diminuito, sbarrato vuol dire semidiminuito. Come andiamo a studiarla con il basso e andare ad applicare questo
tante cose, a ricavarcele suonandocele. Beh, innanzitutto cambiando le tonalità, quindi tu armonizza la scala di Sol, la scala di Re, la scala di Re bemolle, tutte le scale, vedrai che c'è tanto tanto lavoro da fare. E come andiamo invece a suonarcele? Come te lo suonate io adesso? Stiamo di nuovo in Do maggiore, così è più semplice. Do, Mi, Sol, Si, andiamo all'ottava sopra e poi torniamo giù. Do, Si, Sol, Mi, Do. Poi passiamo al secondo grado. Re, Fa, La, Do, Re, Do, La, Fa, Re. Mi, Sol, Si, Re, Mi, Re, Si, Sol, Mi. Fa, La, Do, Mi, Fa, Mi, Do, La, Fa. Sol, Si, Re, Fa, Sol, Fa, Re, Si, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Do, La, Si, Re, Fa, La, Si, La, Fa, Re, Si, Do. Spero che ti sia tutto chiaro, altrimenti scrivimi qua sotto nei commenti, sarò lieto di chiarirti nel limite delle mie conoscenze e possibilità. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima.